non rispetterò il coprifuoco. Stavolta mio padre mi punirà severamente. È tutto a posto? Sì, credo. Ecco, forse però ho preso una piccola storta e... Ora non muoverti. Ma cosa... Prova ad alzarti. Non fa più male. Ne sono felice. La scarpa posso rimetterla da sola. Ecco. Scusa, ma poco fa che cosa hai fatto? Un gioco di prestigio oppure era una magia? Ciao. Aspetta, per favore. Mi puoi dire qual è il tuo nome? Mi chiamo Brad. Brad. Ci incontreremo ancora? Scusa, ho fatto tardi. Ascoltami, Angelina. Non ti permetterò di continuare a frequentare quell'uomo. Perché? Brad è una bravissima persona. In ogni caso, non lo vedrai più e finché non me lo prometterai, non uscirai dalla tua stanza. Lo faccio per il tuo bene. Mi raccomando. Conti su di me, signore. Ma insomma... Ehi, ehi, allora la vuoi smettere, sì o no? Anche se vai avanti a strofinarlo da quel televisore rotto, non uscirà un genio pronto ad esaudire i tuoi desideri. Proprio oggi che trasmettono l'ultimo episodio. Oh, una vera tragedia. Anche essere disturbato mentre faccio il mio sonnellino non è divertente. Vai subito a comprarne uno nuovo. Se avessi i soldi... Com'è possibile che i soldi finiscano sempre così in fretta? A causa di una diabolica creditrice e di un vecchio negriero opportunista e spilorcio. Che sarebbe opportunista e spilorcio? Ehi là, mi hai portato un altro dei tuoi lavoretti da 4 soldi. A dire il vero, tutti i lavori che ti porto sono sempre molto remunerativi, a patto di portarli a termine con successo. Senti, Morrison, si può fare aggiustare la TV? La TV? Si è rotta all'improvviso e oggi c'è l'ultimo episodio di Bolero di Primavera. Sei in auto, Morrison? Oh. Sì.
Allora accetto il tuo lavoro, a patto che tu mi faccia dormire in auto durante il tragitto. A causa del televisore rotto non ho dormito granché. Muoviti a portarmi nel luogo più distante possibile da quel televisore. Ci vediamo, signorina. Oh? Morrison, allora non mi aggiusti il televisore? Spero che con il prossimo compenso Dante te ne possa comprare uno nuovo. Aspetta un attimo, aspetta! Così finisce che mi perderò l'ultimo episodio di Bolero di Primavera, non è giusto? Insomma, ascoltatemi, idioti! Signorina, la cena è pronta e sta per essere servita a tavola. Non ho voglia di mangiare. La prego, signorina, se voi non mangiaste, io verrei rimproverata severamente dal signore. Una casa lussuosa, Quante azioni malvagie bisogna commettere per averne una simile? È sufficiente essere il sindaco di Capulet City. Buonasera e mi scusi per l'attesa. La riunione si è protratta più a lungo di quanto pensassi. Sono contento che sia venuto. Mike Hagel. Morrison, piacere. Molto piacere. Rimandate le strette di mano. Se qualcuno non mi dice in cosa consiste il lavoro, mi riaddormenterò. È sicuro? È in gamba, glielo posso garantire. Anche se è difficile da gestire. Voglio che lei uccida quell'uomo. La prego, per favore, lo uccida. Ho un'unica figlia. Il suo nome è Angelina e farei di tutto per lei. È la mia preziosa bambina. L'ho allevata io da solo, dopo la prematura scomparsa di mia moglie. Colui che sta tramando di portare via da questa città la mia preziosa bambina, senza la quale io non posso vivere, è quell'uomo di nome Brett. Io non riesco a tollerare che un vagabondo senza arte né parte possa abusare ignobilmente della mia Angelina. E quindi dovrei ucciderlo, Un assassino spietato, ma dalle nobili intenzioni. Se ne facessero una serie televisiva, Patty ne rimarrebbe estasiata. Aspettate! Non posso farvi uscire. Fammi andare da sola almeno in bagno. Sei a conoscenza del notevole aumento di casi di aggressione per le strade di Capulet City? In questi giorni i notiziari ne parlano spesso. Il mio televisore è rotto. L'avevo dimenticato. Comunque stanno avvenendo parecchie aggressioni per le strade cittadine. Si tratta di questo. Visto come il responsabile infierisce sul corpo delle vittime, c'è anche chi pensa che non sia un essere umano. Non sarebbe un essere umano. I casi di aggressione sono iniziati nello stesso periodo in cui quell'uomo di nome Brett è apparso in città. In altre parole, stai dicendo che questo Brett non sarebbe un semplice aggressore, ma addirittura un demone. Veramente ridicolo. L'ho visto con i miei occhi. Non ci sono dubbi. Quell'uomo è un demone. Allora, non è un lavoro adatto a te? Per favore, uccida Brett! Perché mi chiedi una cosa simile? Calmati e raccontami tutto. Ho saputo che mio padre ha assoldato qualcuno e gli ha dato l'ordine di ucciderti. Perché tuo padre vuole farmi uccidere? Per quale ragione?
È a causa del potere misterioso di cui sei dotato. Mio padre ti ha visto usarlo e adesso è convinto che tu sia un demone. Ora ho capito. Ti prego, scappiamo insieme. Andiamo via. Angelina, io... Non è possibile. Non posso coinvolgerti in questa faccenda. Ma io... Angelina, non devi preoccuparti per me. Andrà tutto bene. Sono sicuro che un giorno tuo padre capirà. Sii fiduciosa. Sì, ma tu... Per questa sera ritorna a casa. Sono felice di averti visto. Posso sedermi accanto a te? Sì, prego. Portami una birra e anche una pizza. Van bene tutte, l'importante è che non abbia le olive. Non fare caso a me, continua pure a leggere. Allora, non faccio complimenti. Che cosa? Non siete ancora riusciti a trovare Angelina? Non tornate se non con lei! Che si trovi ancora insieme a quel vagabondo. Sono estremamente mortificato, signore. Se non l'avessi persa di vista, allora... Signorina! Padre! Hai capito? Da adesso i pasti ti verranno serviti in camera e darò subito ordine di farti sorvegliare ovunque tu vada! Brett. Cosa leggi con tanta passione? Si tratta di un romanzo d'amore. È interessante? Sì, moltissimo. Penso che sia meraviglioso quando due persone si amano. Il vero amore è una cosa splendida. Lo trova strano? No. Ecco qui la birra. Quanto ci hai messo a servirmi una semplicissima birra? E la mia pizza? Se ne stanno occupando. Salute. Salute. Non per farmi gli affari tuoi, ma non mi sembri di queste parti. Da dove vieni? Beh, se non vuoi rispondere, non fa niente. Si è fatto tardi, la devo salutare. Ecco la pizza, scusi per l'attesa. Ehi, ci sono le olive. Mi pare ovvio. A quanto pare la porta si aprirà stanotte. Davvero? Però la cosa mi dispiace un po', visto che dopo dovrò abbandonare il mondo degli esseri umani. Come pensavo. I casi di aggressione sono opera tua. Sai, il sangue fresco degli esseri umani è il mio cibo preferito. E tu che sei? Mi ha seguito dal locale. Una pizza large in 5 minuti è il mio nuovo record personale. Che accidenti, vai blatterando! Una stretta di mano davvero calorosa. Forte come dico. Da quello che sento deduco che già mi conoscevi. Sono nel mondo degli umani da un mese. Mi sono giunte voci sul suo conto. Dante, il Devil Hunter. Posso dunque considerare le tue parole come la confessione di non essere un umano? Esatto. Se è così, non hai nulla da ridire, vero? No. Penso di non essere abbastanza forte per sfuggirle. Però, se me lo permette, avrei una sola domanda da porle. Quale?
Ho sentito dire che lei è nato dal rapporto tra un essere umano e un demone. Allora le vorrei chiedere, i suoi genitori si sono amati? Una umana e un demone. Chi lo sa, si parla di coppie perfette, ma in fondo ai cuori di quelle persone sembrava non ci fosse nient'altro che il gelo. È perché... Tuttavia, a me è sempre parso che entrambi si amassero dal profondo dei loro cuori. Ho capito, grazie. Volevi chiedermi solo questo? Solo questo. Pensavo che avresti cercato di colpirmi a tradimento. Non l'avrei fatto. Non avrei mai potuto vincerti. Per essere un demone hai poco carattere. Anche se sono un demone, non sono assolutamente in grado di competere con te. Inoltre, il mio compito ormai è terminato. Terminato? Nel corso della notte il mio padrone si manifesterà in questa realtà dal mondo demoniaco. Io sono stato invocato da un essere umano per sistemare i preparativi della sua venuta. Perché me ne stai mettendo al corrente? Probabilmente perché vorrei che tu lo fermassi. Il mio padrone è insaziabile. Di sicuro lui tenterà di divorare tutta questa città. Sia quel bar dall'ottimo caffè, sia la collina con quei bellissimi tramonti. Tutto quanto. Anche Angelina, eh? Che cosa posso fare? Non voglio perdere Angelina. Lei è sempre stata dolce e gentile con me. Lei mi ha sorriso. Ha sorriso a me che nel mondo demoniaco ero maltrattato e deriso da tutti. Non voglio neppure pensare all'eventualità che possa essere divorata. Però io purtroppo non sono che un demone. E sono troppo debole per oppormi al mio padrone. È vero che probabilmente come demone non vali niente. Un buono a nulla. Però i tuoi sentimenti per lei sono così forti da permetterti di vivere come un essere umano. Ah. Un essere umano. Io potrei... Adesso fammi da guida. Portami dove si collegheranno i due mondi. Padre! Padre, rispondi! Che cosa è successo? Muovere. Se fossi rimasta nella tua stanza, avresti potuto morire senza provare tanto terrore. Perché tutto questo? Tra breve in questa città verrà evocato un demone potentissimo attraverso il rituale che io stesso ho preparato. E io, insieme a quel demone, potrò distruggere questo mondo. Piace, a quanto pare ho bussato con troppa forza. Quando il sindaco si è messo in contatto con te ho avuto un brutto presentimento. Però ormai è troppo tardi. Angelina! Brad! Signor sindaco, resista. Tu, Brad, maledetto, hai intenzione di tradire Beltegor! Ormai è troppo tardi! Tra qualche istante Beltegor arriverà in questo mondo! Ah! Ah! Deve essere stato faticoso per te arrivare qui. Però da qui in avanti ti è vietato l'ingresso. Devo chiederti di tornare da dove sei venuto.
Angelina. Padre. Cos'è successo? Su, adesso non sforzarti, non devi parlare. Brad, aiutalo, per favore. È la prima volta che mi occupo di una ferita così grave, ma ti prometto che ce la metterò tutta. Che cosa stai facendo, maledetto demone? Pensi che così, cercando di salvarmi la vita, io accetterei la tua relazione con mia figlia Angelina? Padre! Stia pure tranquillo. Non sto pensando niente del genere. È solo che non voglio vedere Angelina con uno sguardo tanto triste. Bene, signor sindaco. Mi spiace, ma credo di non poter accettare la tua richiesta. Brad conosce l'amore e probabilmente sarà in grado di vivere come un essere umano. Purtroppo tutto quello che posso fare io è eliminare i demoni. Allora, Madison, non hai ancora finito? Ah, quanta impazienza! Ma uffa! Quanto vuoi farmi aspettare ancora? Dammi un'altra manciata di minuti, signorina. Piuttosto, stammi a sentire, Dante. È certamente una bella notizia che la relazione di quei due sia stata accettata dal sindaco. Ma ti faccio presente che a me proprio non va giù di dover riparare il tuo televisore soltanto perché tu hai perso il diritto di riscuotere il compenso. Non chiacchierare e sbrigati, iniziano le trasmissioni dell'ora di pranzo. Ho capito, ho capito. Ah, ah, si vede! Il compenso per la riparazione te lo detraggo dal prossimo incarico, Dante. Fa come ti pare. Non mi capacito di come sia possibile finire sempre in rosso svolgendo incarichi tanto remunerativi. Però, Dante, questa volta hai l'aria felice. Come al solito non hai incassato neanche un soldo. Eppure non ti lamenti. Capitano anche giornate come queste. Speriamo che quei due riescano ad essere felici insieme. Sapete, non sono mai stato fortunato nei miei rapporti con le donne. Essere picchiato da loro è il male minore che mi sia capitato, considerando la coltellata all'addome e lo sparo dritto in mezzo alla fronte. Se fossi stato un uomo qualunque, sarei già morto da un pezzo. Per di più, con i responsabili delle azioni sopra elencate, continuo ad avere un malsano legame. Chissà se le mie disgrazie con le donne si trasformeranno in fortuna.